Buongiorno, oggi proviamo a fare qualche esercizio con l'aiuto della sedia, ok? Ci sediamo bene, siamo bene dritti con la schiena, solleviamo le punte dei piedi, lasciamo un appoggio solo i talloni. Le punte dei piedi devono guardare verso il soffitto. Mettiamo le mani davanti, giù le spalle, chiudo bene le scapole dietro, sulla testa. Incliniamo un pochino, dobbiamo ben contrarre gli addominali e non dobbiamo avere dolore sulla schiena. Nel caso questa posizione fosse un po' scomoda per la schiena, diciamo così, potete poggiare le mani e scaricare un pochino sulle braccia. Ci posizioniamo bene, sollevo lentamente la gamba destra in due tempi. Non fletto né stendo il ginocchio, vedete che non appoggio, sollevo semplicemente. Ok, teniamo bene gli addominali, giù le spalle. Vai, e 4 e 3 e 2. E ne facciamo un'altra serie da 8, per rafforzare il quadricipite. Vai, e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e salgo e cambio gamba. Sciogliamo un attimo, recuperiamo la posizione con le mani, inclino e riparto con l'altra gamba. Facciamo la seconda serie e 8 e 7 in due tempi e stendo in due tempi. Se vogliamo rendere l'esercizio un po' più difficile, spostiamo ancora in avanti i talloni. Quindi piego e stendo. Vai. Sempre mantenendo la schiena dritta il più possibile. Non aprite troppo i gomiti quando scendete. Rafforziamo bene le braccia, bene i tricipiti, ancora 4 l'ultimo. Da qua possiamo portare la gamba destra sopra la sinistra e fare la stessa cosa. Lentamente piego
estendo sempre molto lento e controllato, eh? Poi cambiamo gamba, ancora 8, 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo, ok. Ricordiamo sempre di mantenere una bella tenuta addominale. Bene, continuiamo con la sedia, che in questo caso ci serve solo come appoggio per non perdere l'equilibrio. In questo caso lasciamo a terra la gamba destra leggermente piegata con la punta un pochino aperta verso l'esterno. La gamba sinistra invece è tesa, la punta è di fronte, iniziamo due tempi ad aprire e a chiudere senza appoggiare mai il piede, molto lentamente, addominali contratti sulla testa, giù le spalle, tutto il peso in questo caso sulla gamba destra, eh? Vai, ancora 4 e 3 e 2 e rimaniamo su piccoli, un movimento lento e controllato, non andate veloci, vai piccolino, piccolino, ancora 4 e 3 e 2 e ripeto ancora in due tempi e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e di nuovo su piccolo piccolo, vai, tengo e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo, ok, sciogliamo bene. È normale che faccia male soprattutto la gamba in appoggio, eh? Partiamo dall'altra parte, quindi gamba in appoggio leggermente piegata, punta leggermente aperta. Invece della gamba che lavora è tesa, con la punta del piede davanti a noi. Vai. E 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 vai, mani su piccolo e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e riparti con i movimenti completi e 1 e 2 e 3 e 4 e 5
e 6 e 7, rimani su piccolo e dai, tengo dentro gli addominali il più possibile, su bene la testa, giù le spalle, resisto, ancora 4 e 3 e 2 e sciolgo. Ok, usiamo sempre la nostra sedia, poggiamo le mani. Allora qua dobbiamo ricordarci di tenere la schiena dritta il più possibile con gli addominali contratti. I piedi sono in parallelo, ok? Quindi non abbiamo le punte aperte. Dobbiamo cercare di spostare tutto il peso sui talloni mantenendo la schiena dritta, ok? Quindi da qua lentamente scendiamo in due tempi e saliamo in due tempi, sempre molto lentamente. Possiamo appoggiare le mani qua lasciando le spalle belle morbide, oppure qua, è giusto per l'equilibrio, dobbiamo appoggiare le mani per evitare di cadere indietro. Lentamente scendo, se vi si sollevano le punte va bene, c'è la tendenza a appoggiare tutto il peso sui talloni, quindi è normale che le punte si sollevino un po'. Rimaniamo bassi, bassi, tengo lentamente, mi assicuro che non mi faccia male la schiena, contraggo bene gli addominali. Nel caso dovessi salire un po' di più sul posto, poggio le mani qua e sto un po' più in alto, lento e controllato. Siamo bassi bassi, mi raccomando la schiena e gli addominali contratti. Solleviamo prima il tallone sinistro, posiamo la sedia in modo da star comodi e scendiamo pian piano, facciamo 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2, l'ultimo, cambiamo gamba e 8 e 7, teniamo sempre la schiena dritta il più possibile e 6 e 5 e 4 e 3 e 2, ritorno con tutto il peso su tutti e due i piedi, piano piano, anche di tenuta, tengo. Respiro lentamente, ricordatevi gli addominali belli contratti, Vai, piccolino, piccolino, ginocchia più indietro possibile, rispetto alle punte. Dai, ancora 4 e 3 e 2 e l'ultimo. Ok, per tirare bene, tallone al gluteo, stringo bene i glutei, bacino in avanti, retroversione, ginocchia vicine, gambe in appoggio, leggermente piegata, Ok, poi cambiamo gamba, tallone al gluteo, ginocchia vicine, gambe in appoggio, leggermente piegata, retroversione del bacino. E abbiamo finito. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao a tutti. Oggi giriamo un breve video utilizzando il letto come attrezzo di lavoro. Vi serve un materassino ma non per tutto il tempo, è semplicemente il vostro corpo e un letto oppure il divano. Ci prepariamo con le gambe appoggiate al letto, la schiena appoggiata al materassino, le braccia distese lungo i fianchi. Inizio a sollevare i glutei, butto fuori l'aria mentre salgo, scendo, prendo respiro. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, a cavallo la gamba destra sulla sinistra, salgo di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a cavallo la gamba sinistra sulla destra e vado su, 1, cercate di non mettere la caviglia sul ginocchio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio di nuovo tutte e due le gambe, le mani vanno sotto il capo e inizio a salire col capo e le spalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non fermiamoci, portiamo il gomito al ginocchio opposto e alterno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mani possono rimanere sotto il capo, andare lungo i fianchi, stacco le gambe, sollevo un po' il gluteo e riappoggio le gambe sul letto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto, mi giro, tolgo il materassino per evitare di scivolare, ricordatevi che se volete fare un allenamento più intenso, invece che fare una serie solo da 8, ne fate 2 da 8. Ci prepariamo per eseguire dei piegamenti sulle braccia, le braccia più larghe delle spalle, le gambe ben distese, piego, inspiro, distendo, espiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi giro per fare i tricipiti, appoggio bene la mano, il gluteo giù dal materasso del letto, piego e distendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantengo le braccia distese, a cavallo una gamba rimango, piccolo molleggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio l'altra gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio, piego e rimango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distendo, mi siedo, mi appoggio un attimo, sciolgo la schiena, tengo qualche secondo e pian piano torno su, mi preparo per andare in plank, un piccolo plank un po' più leggero, avendo le mani appoggiate in alto, preparo la gamba destra, la porto bene nel centro del petto, la distendo sentendo la contrazione del gluteo, la porto verso il gomito destro, distendo, contrazione del gluteo, verso il gomito sinistro e contrazione del gluteo e vado, 1, fuori bene l'aria, dai che siamo a 2, arrivate sempre alla contrazione del gluteo, 3, 4, il piede bene a martello, l'addome bene in dentro, 5, 6, 7, 8, appoggio, un ginocchio alla volta va bene al petto, 4, 5, 6, 7, ripeto con la gamba sinistra, distendo bene
e vado, ginocchio al petto, gomito sinistro, gomito destro. Quando distendete arrivate bene a sentire la contrazione del gluteo. 2 3 4 5 6 7 8, appoggio e di nuovo un ginocchio alla volta, va bene al pezzo. 2 3 4 5 6 7 8, rilasso la schiena, contrazione del gluteo verso il gomito sinistro e contrazione del gluteo, e vado, 1, fuori bene l'aria, dai che siamo a 2, arrivate sempre alla contrazione del gluteo, 3 4, il piede bene a martello, l'addome bene in dentro, 5 6 7 8, appoggio, un ginocchio alla volta va bene al petto, 4 5 6 7, ripeto con la gamba sinistra, distendo bene e vado, ginocchio al petto, gomito sinistro, gomito destro. Quando distendete arrivate bene a sentire la contrazione del gluteo. 2 3 4 5 6 7 8, appoggio e di nuovo un ginocchio alla volta va bene al petto, 2 3 4 5 6 7 8, rilasso la schiena, lascio andare, srotolo la colonna, se il vostro letto lo permette, salgo solo col piede destro, addome bello stretto, distendo la gamba, accompagno la discesa, 2 3 4 5 6 7 8, cambio gamba. Cerchiamo anche con la gamba che rimane sospesa dal letto di arrivare a contrarre il gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo facciamo laterale questo lavoro. Sale prima bene il piede destro, posso aprire la gamba sinistra e accompagnare la discesa. 2, 3, arrivando a distendere bene la gamba sul letto, 4, 5, 6, 7, 8, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto, noi per oggi abbiamo finito, ricordatevi che se volete aumentare l'intensità basta aumentare le serie di questo lavoro, buon allenamento, ciao, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!